Sembrava almeno lui, almeno Marcus Thuram vicino al Milan, perché comunque il PSG si era definito, il Milan era una delle poche contendenti, ma si è inserita all'Inter all'improvviso, così de scatto, de botto, e si va a prendere Thuram. Thuram è ufficialmente un nuovo calciatore dell'FC Internazionale Milano, tradotto Inter. Andremo a parlare di questo in questo video, prima di tutto like, commento, iscrizione, condivisione e campanellina, cose importantissime che voi ci mettete poco per farle, quindi fatele che vi costerà poco, e con 5 semplici clic e 5 semplici cose da fare rimanete aggiornati sul canale a 360 gradi, quindi che aspettate, fatelo. Allora, quando sembrava, iniziamo a parlare della trattativa un pochino come è andata. Allora, quando sembrava in vantaggio il Milan, perché comunque il PSG si era defilato, non lo voleva più, perché comunque Thuram voleva un progetto dove poteva essere centrale, dove poteva essere il protagonista, il Milan sembrava avvantaggiato, perché a quel momento il Milan era l'unica concorrente per Thuram, appena si era defilato il PSG. Ma poi arriva l'Inter, che il giocatore lo stava sondando già da 2 anni, da 2 stagioni, e se lo accaparra. Il Milan è troppo lento, fa troppe discussioni sull'ingaggio e l'Inter se lo accaparra offrendogli di più. È un giocatore sinceramente che serve all'Inter. È un giocatore che serve all'Inter perché l'Inter ha bisogno di un giocatore che puntasse l'uomo, di un giocatore sulla fascia che puntasse l'uomo, di un giocatore che facesse assist e gol, e Thuram è il profilo perfetto. Thuram è il profilo che proprio spicca alla perfezione. Spicca alla perfezione, e poi l'Inter se l'è preso così, perché quest'estate non è che lo stesse sondando. È arrivata, prima di tutti, se l'è preso e ha fatto un colpaccio. Ha fatto un colpaccio perché, vi ripeto, l'Inter aveva bisogno di un giocatore che debrasse l'uomo, e finalmente è arrivato. Finalmente è arrivato, perché l'Inter era più concentrata su altre, a svolgere altre concorsi di mercato, Bellanova, Frattesi, Lukaku, ma va lì e si prende il giocatore che serve all'Inter. Se vogliamo anche un nuovo Brozovic, perché Brozovic comunque era quel giocatore che ti saltava l'uomo, quel giocatore che, scusate, no, Brozovic, Perisic, un po' alla Perisic, perché Perisic era quel giocatore che ti saltava l'uomo, che ti faceva assist, che ti faceva gol. E l'Inter, dopo Perisic, non ha più avuto quel tipo di giocatore. E adesso ce l'ha, l'ha ritrovato. Ha ritrovato in Thuram, se vogliamo, un nuovo Perisic. Perché anche Thuram è un giocatore che sa saltare l'uomo, sa fare gol e sa fare assist. E per un'ala non è male. L'Inter fa un grandissimo colpo. Soprattutto la goduria più grande per gli interisti, penso, di averlo, che sia quello di averlo strappato all'eterna rivale Milan, e fanno un colpaccio. Fanno un colpaccio, per me voto qualità prezzo 9. 9, perché prendere a 0 Thuram è un affare. Invece voto qualità calciatore sempre 9, perché è un calciatore che si ingrana, che si fa bene anche nel campionato italiano. È veramente tanta, ma tanta, tanta, tanta roba. Dunque, milanisti delusi, interisti e non, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Il mio video finisce qui, il mio video migliore finisce qui. Io aspetto la vostra qui sotto nei commenti. E noi ci becchiamo oggi con tante nuove notizie di calciomercato, se ci sono. Bella! Ci vediamo oggi. Vi aspetto. Ciao.